questo intreccio è insieme la parte più interessante, quella che più va analizzata. Cosa fanno i comunicatori quando parlano dentro e come questa cosa qui influisce sulla vita quotidiana di ciascun lettore, e anche su questo movimento, diciamo così, che non è intenzionale, ma che si sta creando, che diffonde il dialogo civile, ma che è anche un dialogo di qualità, un dialogo sui contenuti, un dialogo che esplora, che cerca nuovi autori, che cerca nuovi modi per leggere, nuovi modi per usare la lettura nella società. Ecco, credo che sia questo l'aspetto più importante, e mi sembra che l'attenzione che i media stanno portando ai gruppi lettura derivi un po' da questa cosa qui, al di là appunto dell'attenzione che ne hanno i venditori o anche di grafica, che adesso oltre alle biblioteche sappiamo che insomma i gruppi lettura nascono in altri ambiti, in cui i librai sono un dei luoghi principali. Va bene, allora non posso dare la spada. I media non si occupano dell'arte di Repubblica del Brasile. Io da artista sui media, a parte l'esperienza che ho avuto. Io stesso ho scoperto che in lettura, faccio giornalista da una cinquantina d'anni, quasi costretto da una circostanza che adesso se volete vi racconto. Dico questo in premessa per dire che secondo me, da uomo diciamo che fa giornali da giornalista, esiste un problema di rapporto con la comunicazione da parte di un sistema dei gruppi di lettura, e quando dico sistema forzo un minimo, perché a parte l'esperienza delle biblioteche, soprattutto a nord, ho scoperto adesso, Berlino, eccetera, ma i gruppi di lettura non fanno rete veramente, soprattutto a livello nazionale. Per esempio non c'è un rapporto stretto tra i gruppi di lettura organizzati dalle biblioteche e tutti i gruppi di lettura che invece nascono per iniziativa di qualche, in genere, signora molto vocata a questo tipo di volontariato. Quindi io penso che esista un problema di far rete, e mi piacerebbe che Rodi, insomma, che la nostra iniziativa criticabilissima, e persino io condivido un po' queste critiche all'iniziativa, questo può assolutamente. Però nello stesso tempo questa iniziativa fa parlare, diciamo, mentalmente un po', agita un po' le acque. Io ho scoperto i gruppi di lettura perché avevamo ripreso su Repubblica questa iniziativa che è vecchissima. Voi tutti sapete di che sto parlando, o lo devo dire in mezzo secondo? E lo dica magari. In mezzo secondo, noi facciamo giudicare ai circoli di lettura dei libri che scegliamo noi, e organizziamo la cosa in modo tale che ogni lettore ne legga due e scelga poi tra questi due quello che gli piace di più. Questo è detto in mezzo secondo, un pochino più complesso, ma diciamo il concetto è questo. Lo facciamo con i classici, per esempio l'anno scorso abbiamo fatto i classici italiani, quest'anno abbiamo fatto i classici americani, abbiamo fatto leggere 128 titoli di grande letteratura americana non tanto conosciuti, molti di questi, e lo facciamo con gli scrittori italiani appena pubblicati. Adesso sta per partire, che già sono stati letti i libri dell'anno scorso, li facciamo leggere tutti, più di mille titoli. Sì, finisco subito. Quindi intanto dico a tutti quelli che mi stanno ascoltando: datemi un colpo di telefono se volete partecipare, a quelli che non partecipano. E aggiungo che ho scoperto il gruppo di lettura semplicemente perché Repubblica non mi ha dato un software per selezionare all'interno del mondo dei lettori di Repubblica quelli che volevano partecipare, e quindi io, disperato, non avrei potuto lavorare senza un software, ho pensato: ma vediamo se esiste qualche gruppo di lettura che mi dà una mano con il coordinatore del gruppo. Ho chiamato Romano Montroni, uomo delle librerie Feltrinelli a suo tempo, adesso delle librerie Coppa, e gli ho detto: ma conosci qualcuno che faccia un ciclo di lettura? Lui mi ha dato il nome della signora Bolognese, e da lì, come il virus, chiamando: tu conosci
200 centri di lettura di tutti i tipi, biblioteche, private, alcuni pochissimi sono sorti apposta, ma pochissimi, sono dita di una mano, e insomma è questo. Quindi se qualcuno vuole entrare, mi si faccia dare il numero da Alice e mi chiami e facciamo partecipare. E mi fermo qui perché naturalmente sulla polemica si potrebbe parlare tutto il tempo, ma non voglio dire. Avete dei bravi grafici? Ah, noi acquisiamo i diritti, noi in realtà non lavoriamo direttamente con i grafici, però diciamo, acquisite i diritti giusti. Se uno avesse soldi ne comprerebbe a vagonate anche questo. Se uno avesse soldi comprerebbe tanti anche questo. Sempre, diciamo, con poeti internazionali del mondo, no? A tiratura limitata. Questo ad esempio è un poeta californiano, Alejandro Murguia, che è uno dei poeti laureati di California, perché là c'è ancora questa istituzione, uno dei 7 poeti laureati di California, ha fatto la guerra civile, ha fatto la distinzione. E gli altri libri puoi andare nel giorno lì. Anche nel giorno un po' più tardi. Vabbè. Comunque, lì c'è un bellissimo libro di... diciamo una collana di poesia civile, se volessimo definirla. Questo è un poeta invece... Arriva subito, è la signora, perché è andato... Ah, sì, sì, grazie. Vieni a vedere qua, forse. Allora, guarda questo che bello, quelli di Roderick, però lo sfogliano? Che se non sfoglia? Ti prego, prego, qua. Un po' difficile per i bambini ancora. Comunque se uno avesse soldi da bruciare comprerebbe anche quello, dai. Non vale la pena questo. No, ma dico, vabbè, i bambini e l'arte mica bello anche questo, guarda un po'. E poi fare una discoteca è difficile, è facile. Sì, ma sono troppo piccole. No, ma dico, ma anche come stimoli per le varie tue colleghe dell'asilo. Come c'è dei bisogno così? No, lei ha lavorato nell'asilo, in un asilo di cittadina a Lomazzo, e adesso in pensione, ma tutta una vita qui. Allora. Con tanto di apprezzamento dei suoi allievi, ha fatto un riconoscimento. E avere soldi così l'avete comprato. Se avessi nipotini, ma. Certo. Comunque è proprio fatto bene. Ah, complimenti per il vostro lavoro editoriale. Guardavo le varie cose. Uno, due. Le piacevano. Sì, fatti bene. Grazie. Complimenti. Grazie. Questo risultato è molto bello. Sì, bene, grazie. Allora. Mi piace questa copertina, oltre alle altre. Guarda che bello questo per i bambini.
Allora, provo a sfogliare. Voglio? Anzi di qua, prova a sfogliare un po'. Voglio, sfoglia. Molto bello. Fate voi. Brava, bellissimo. Il genio dei geni. È un argomento così specifico che può essere magari non sono di tutta la battuta, è un che forse quasi fare completo perché le indicazioni non sono tantissime. Costanza, dove sono i volantini del salone? Perché poi non quante tu che sì, perché era là vedere. Andiamo? C'è uno che aveva una bella maglietta e c'è qui dietro. Buoni si nasce, no? E poi davanti c'era un paperino incavolato e poi c'è scritto cattivi si diventa. Ti piace? Sono chiusa la mostra del la mostra del libro del tipo di storia i chiari vi saluto. E qui che abbiamo perso. Arrivi? Vediamo chi vince tra noi e lui. Potrebbe vincere il Cosmo, ma il Pense, però no. E beh sai, sono belli vicini, eh. Sta vincendo lui. Velocità, devi fare l'altra velocità? Devi avere un altro specie
si è, poco a poco si è pronto i riflessi. O no? Sì, cosa vai? Vai, basta. C'è vince lui, vince. Ha detto, ma... Hai visto quel treno? Leoncavallo, mitico Leoncavallo. Nelle discussioni che qui lettura entra la vita di ciascun lettore, che si intreccia con la vita che viene raccontata nel romanzo. Quindi diciamo questo intreccio è sembra la parte più interessante. Quella che più va analizzata, cosa fare con quelle due quando parlano dentro e come questa cosa qui influisce sulla vita quotidiana di ciascun lettore e anche su questo movimento, diciamo così, che non è intenzionale, ma che si sta creando, che diffonde il dialogo civile, ma che è anche un dialogo di qualità, un dialogo sui contenuti, un dialogo che esplora, cerca nuovi autori, nuovi modi per leggere, nuovi modi per usare la lettura nella società. Ecco, credo che sia questo l'aspetto più importante e mi sembra che l'attenzione che i media stanno portando ai gruppi di lettura derivi un po' da questa cosa qui, al di là appunto dell'attenzione che ne hanno i venditori o anche i librari, perché adesso oltre alle biblioteche sappiamo che sono i gruppi di lettura nascono in altri ambiti. I media non si occupano dell'arte di Repubblica della Provincia. Non mi pare che l'arte esista sui media, a parte l'esperienza di Onis. Io stesso ho scoperto che di lettura, faccio giornalista da una cinquantina d'anni, quasi costretto dalla circostanza che adesso, se volete, vi racconto. Dico questo in premessa per dire che, secondo me, da uomo diciamo, che fa giornalista, esiste un problema di rapporto con la comunicazione da parte di un sistema dei numeri di lettura. E quando dico sistema, forse un minimo, perché a parte l'esperienza delle biblioteche, soprattutto a nord, ma i gruppi di lettura non fanno rete veramente, soprattutto a livello nazionale. Per esempio non c'è un rapporto stretto tra i gruppi di lettura organizzati dalle biblioteche e tutti i gruppi di lettura che invece nascono per iniziativa di qualche, in genere, signora molto vocata a questo tipo di volontariato. Quindi io penso che esista un problema di far rete e
e mi piacerebbe che Robinson, che è la nostra iniziativa criticabilissima, e persino io condivido un po' queste critiche all'iniziativa, questo è un po' assurdo, però nello stesso tempo questa iniziativa fa parlare, diciamo, mentalmente un po', agita un po' le acque. Io ho scoperto in lunga lettura perché avevamo ripreso su Repubblica questa iniziativa che è vecchissima. Voi tutti sapete di che sto parlando, o lo devo dire in mezzo secondo? E lo dica magari. In mezzo secondo, noi facciamo giudicare ai circoli di lettura dei libri che scegliamo noi e organizziamo la cosa in modo tale che ogni lettore ne legga due e scelga poi tra questi due quello che gli è piaciuto di più. Questo è il diritto in mezzo secondo, un pochino più complesso, ma diciamo il concetto è questo. Lo facciamo con i classici, per esempio l'anno scorso abbiamo fatto i classici italiani, quest'anno abbiamo fatto i classici americani, abbiamo fatto leggere 128 titoli di grande letteratura americana non tanto conosciuti, molti di questi, e lo facciamo con gli scrittori italiani appena pubblicati. Adesso sta per partire, e già sono stati letti i libri dell'anno scorso, li facciamo leggere tutti, più di mille titoli. Sì, finisco subito. Quindi intanto dico a tutti quelli che mi stanno ascoltando, datemi un colpo di telefono se volete partecipare, a quelli che non partecipano, e aggiungo che ho scoperto in lunga lettura semplicemente perché Repubblica non mi ha dato un software per selezionare all'interno del mondo dei lettori di Repubblica quelli che volevano partecipare, e quindi io disperato non avrei potuto lavorare senza un software. Ho pensato, ma vediamo se esiste qualche gruppo di lettura che mi dà una mano con il coordinatore del gruppo. Ho chiamato Romano Montroni, uomo delle librerie Feltrinelli a suo tempo, adesso delle librerie Coppa, gli ho detto, ma conosci qualcuno che faccia un ciclo di lettura? Lui mi ha dato il nome della signora Bolognese, e da lì, come il virus, chiamando, tu conosci, oggi fanno parte della rete di Robinson, 200 centri di lettura di tutti i tipi, biblioteche, private, alcuni pochissimi sono sorti apposta, ma pochissimi. Dita di una mano, e sono in questo. Quindi se qualcuno vuole entrare si faccia dare il numero da Alice e mi chiami e facciamo partecipare. Sì. Mi fermo qui perché naturalmente sulla polemica si potrebbe parlare tutto a lungo, ma non voglio dire. Se avere soldi uno comprerebbe anche questo. Come? Se uno avesse soldi comprerebbe anche questo. Ah, è bello, eh. Poi così va di pubblicità sui giornali, perché fa. Salve. È bello. Avete dei bravi grafici. Ah, noi acquisiamo i diritti, non lavoriamo direttamente con i grafici. Però diciamo, acquisite i diritti giusti? Li scegliamo, esatto. Appunto. Se uno avesse soldi ne comprerebbe a vagonate anche questo. Se uno avesse soldi comprerebbe tanti anche questo. Questa invece è la collana di poesie e le zanzare. Io ho una collana
scelte, diciamo, con poeti internazionali del mondo, no? A tiratura limitata. Questo ad esempio è un poeta californiano, Alejandro Murguia, che è uno dei poeti laureati di California, perché là c'è ancora questa istituzione, uno dei sette poeti laureati di California, ha fatto la guerra civile, ha fatto la giustizia, non mi ricordo se era Salvador, ma forse in Salvador. Poi dobbiamo vedere anche gli altri libri, poi andare mezzogiorno lì. Anche mezzogiorno un po' più tardi. Vabbè. Comunque, lì c'è un bellissimo libro di Gianni Rodri, vieni a dirlo. No, mi adesso tutte cose, diciamo una collana di poesia civile, se volessimo definirla. Questo è un poeta invece. Arriva subito, è la signora, perché è andato. Ah, sì, sì, grazie. Vieni a vedere qua, forse. Allora, guarda questo che bello, quelli di Roderick, però lo sfogliano? Se non sfoglia. Arriva subito. Prego, qua. Un po' difficile per i bambini ancora. Comunque se uno avesse soldi da bruciare comprerebbe anche quelle, dai. Non vale la pena questo. No, ma dico, vabbè, i bambini e l'arte è mica bello anche questo, era un po'. E poi fare una biblioteca difficile, è difficile, è facile. Sì, ma sono troppo piccole. No, ma dico, ma anche come stimoli per le varie tue colleghe dell'asilo. Comunque c'è sono così. No, lei ha lavorato nell'asilo, in un asilo di cittadina a Lomazzo, e adesso in pensione, ma tutta una vita qui. Allora. Con tanto di apprezzamento dei suoi allievi, ha fatto un riconoscimento. E avere soldi così li avete comprati. Se avessi nipotini, ma. Certo. Comunque è proprio fatto bene. Ah, complimenti per il vostro lavoro editoriale. Guardavo tra le varie cose. Uno, due. Ma dopo che l'idea dobbiamo fare anche gli altri stand lì alle scuderie. Andiamo. Sai che c'è anche un libro del Paneroni, quello che diceva la terra è piatta, no? E ci sono una sezione di terrapiattisti, sai? Quando vuoi ci spostiamo. E prova a sfogliare un po'. Sfoglia. Molto bello. Fate voi. Brava, bellissimo. Il genio dei geni. Bello, brava. Posso dire, non c'è prezzo. No, no, non è neanche. Tutti voi con le riparazioni. Sì, bellissimo, vieni qua che è troppo bello. Questi sono famosi cose con quattro righe e con tutto, no? Si chiamano haiku. Noi abbiamo il yoga. Sì, sono giapponesi. Vabbè, ma leggi che anche sono giapponesi. Pensare su. Perché non ti. Scusa, tu non è sempre chiusura. Bella per dire, no? Lei se vuole, mi manda un suo pensiero. Il vento fuori del sole vibra ancora nella voce del cupolo, è mica bello. È un argomento così specifico che può essere. Dietro. E poi davanti c'era un.
Guarda, niente, che devi fare. Arrivi? Nelle discussioni che in cui lettura entra la vita di ciascun lettore, che si intreccia con la vita che viene raccontata nel romanzo, quindi diciamo questo intreccio è forse la parte più interessante, quella che più va analizzata. Cosa fare con i lettori quando parlano dentro e come questa cosa qui influisce sulla vita quotidiana di ciascun lettore e anche su questo movimento non è intenzionale, ma che si sta creando, che diffonde il dialogo civile, ma che è anche un dialogo di qualità, un dialogo sui contenuti, un dialogo che esplora, che cerca nuovi autori, che cerca nuovi modi per leggere, nuovi modi per usare la lettura nella società. Ecco, credo che sia questo l'aspetto più importante e mi sembra che l'attenzione che stanno portando il gruppo di lettura e derivano un po' da questa cosa qui, al di là appunto dell'attenzione che ne hanno i genitori o anche i grafici, perché adesso oltre alle biblioteche sappiamo che insomma il gruppo di lettura nascono in altri ambiti, in cui i librai sono uno dei luoghi principali. Va bene, allora non posso dare la spalla a te, però i media non si occupano dell'arte di Repubblica e Provincia. Io dell'artista sui media, a parte l'esperienza di Hollis. Io stesso ho scoperto che in lettura, faccio giornalista da una cinquantina d'anni, quasi costretto da una circostanza che adesso, se volete, vi racconto. Dico questo in premessa per dire che secondo me, da uomo diciamo che fa giornalista, esiste un problema di rapporto con la comunicazione da parte di un sistema dei gruppi di lettura, e quando dico sistema forzo un minimo, perché a parte l'esperienza delle biblioteche, soprattutto a nord, ho scoperto adesso, Berlo, eccetera, ma i gruppi di lettura non fanno rete veramente, soprattutto a livello nazionale. Per esempio non c'è un rapporto stretto tra i gruppi di lettura organizzati dalle biblioteche e tutti i gruppi che invece nascono per iniziativa di qualche, in genere, signora molto vocata a questo tipo di volontariato. Quindi io penso che esista un problema di far rete e mi piacerebbe che loro, insomma, che la nostra iniziativa criticabilissima, e persino io condivido un po' queste critiche all'iniziativa, questo è un po' assurdo. Però nello stesso tempo questa iniziativa fa parlare, diciamo, agita un po' le acque. Io ho scoperto i gruppi di lettura perché avevamo ripreso su Repubblica questa iniziativa che è vecchissima. Voi tutti sapete di che sto parlando, o lo devo dire in mezzo secondo? E lo dica magari. In mezzo secondo, noi facciamo giudicare ai circoli di lettura dei libri che scegliamo noi. Organizziamo la cosa in modo tale che ogni lettore ne legga due e scelga poi tra questi due quello che gli piace di più. Questo è detto in mezzo secondo, un pochino più complesso, ma diciamo, il concetto è questo. Lo facciamo con i classici, per esempio l'anno scorso abbiamo fatto i classici italiani, quest'anno abbiamo fatto i classici americani, abbiamo fatto leggere 128 titoli di grande letteratura americana non tanto conosciuti, molti di questi, e lo facciamo con gli scrittori italiani appena pubblicati. Adesso sta per partire, e già sono stati letti i libri dell'anno scorso, non facendo
coraggio in tutti, più di mille titoli. Sì, finisco subito. Quindi intanto dico a tutti quelli che mi stanno ascoltando, datemi un colpo di telefono se volete partecipare, a quelli che non partecipano, e aggiungo che ho scoperto in un'unica lettura semplicemente perché Repubblica non mi ha dato un software per selezionare all'interno del mondo dei lettori di Repubblica quelli che volevano partecipare, e quindi io disperato non avrei potuto lavorare senza un software. Ho pensato, ma vediamo se esiste qualche gruppo di lettura che mi dà una mano come coordinatore del gruppo. Ho chiamato Romano Montroni, uomo delle librerie Feltrinelli a suo tempo, adesso delle librerie Coppa, e gli ho detto, ma conosci qualcuno che faccia un ciclo di lettura? Lui mi ha dato il nome della signora Bolognese, e da lì, come il virus, chiamando, tu conosci, oggi fanno parte della rete di Robinson, 200 centri di lettura di tutti, biblioteche private, alcuni pochissimi sono sorti apposta, ma pochissimi sono dita di una mano, e sono questo. Quindi se qualcuno vuole entrare mi si faccia dare il numero da Alice e mi chiami e facciamo partecipare. E mi fermo qui perché naturalmente sulla polemica si potrebbe parlare tutto, ma non voglio dire. Avete dei bravi grafici. Ah, noi acquisiamo i diritti, non lavoriamo direttamente con i grafici. Però diciamo, acquisite i diritti giusti. Se uno avesse soldi ne comprerebbe a vagonate anche questo. Se uno avesse soldi comprerebbe tanti anche questo. Sempre, diciamo, con poeti internazionali del mondo, no? A tiratura limitata. Questo ad esempio è un poeta californiano, Alejandro Murguia, che è uno dei poeti laureati di California, perché là c'è ancora questa istituzione, uno dei sette poeti laureati di California, ha fatto la guerra civile, ha fatto la distinzione. E gli altri libri puoi andare Mezzogiorno lì. Anche Mezzogiorno un po' più tardi. Vabbè. Comunque, lì c'è un bellissimo libro di... Diciamo una collana di poesia civile, se volessimo definire. Questo è un poeta invece... Arriva subito, è la signora, perché è andato... Ah, sì, grazie. Non è svini vedere qua forse. Era quello che si è bello, quelli di Roderick, però lo sfogliano. Se non sfoglia. Arriva subito. Prego qua. Un po' difficile per i bambini ancora. Comunque se uno avesse soldi da bruciare comprerebbe anche quello, dai. Non vale la pena questo. No, ma dico, vabbè, i bambini e l'arte è mica bello anche questo, guarda un po'. E poi fare una biblioteca è difficile, è facile. Sì, ma sono troppo piccole. No, ma dico, ma anche come stimoli per le varie tue colleghe dell'asilo. Comunque c'è bisogno così. No, lei ha lavorato nell'asilo, in un asilo di cittadina a Lomazzo, e adesso in pensione, ma tutta una vita qui. Allora. Con tanto di apprezzamento dei suoi allievi, ha fatto un riconoscimento. E avere soldi così li avete comprati. Se avessi nipotini, ma. Certo, comunque è proprio fatto bene. Ah, complimenti per il vostro lavoro editoriale, guardavo tra le varie cose, uno, due. Le piacevano? Sì, fatti bene. Grazie. Complimenti, grazie. Questo qui è venuto, è molto bello. Sì, bene, grazie. Allora. No, è uno spoiler. Non è uno spoiler. Ma che ho visto? Poi abbiamo la volontà da dopo.
Buongiorno. Mi piace questa copertina. Mi piace questa copertina, oltre alle altre. Però visto che qualche anno fa è sempre più. Guarda che bello scrivere per i bambini. Allora, prova a sfogliare. Voglia. Anzi di qua, bello. Prova a sfogliare un po'. Bello. Voglia. Molto bello. Fate voi. Brava, bellissimo. Il genio dei geni. È un argomento così specifico che può essere. Perché era la vedetta. Andiamo? C'è uno che aveva una bella maglietta e c'è qui dietro. Buoni si nasce, no? E poi davanti c'era un paperino incavolato e poi c'è scritto cattivi si diventa. Ti piace? Qui sono chiusa la mostra del. La mostra del libro del tipo di storia. I chiari. Vi saluto. E qui che abbiamo perso. Arrivi?